Questo video, sei casi in cui non merita il tuo addio, sei casi in cui devi chiudere immediatamente, non devi dargli una seconda possibilità. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema. Sei casi in cui non devi dargli una seconda possibilità. Allora, ci sono delle situazioni in cui tu non devi neanche dirgli addio, devi sparire immediatamente, non devi assolutamente dargli una seconda possibilità, perché queste situazioni fanno sì che se tu tentenni dai una seconda possibilità, rischi di ricaderci nuovamente e questo non ti porterà, posso garantirti, nessun beneficio, ma ti porterà solamente delle situazioni estremamente negative, estremamente nefaste, che ti faranno soltanto stare male, che ti faranno soltanto vivere male, che ti daranno rabbia, frustrazione, perché fondamentalmente vivrai delle delusioni e la delusione nasce dall'illusione. Quindi se ti illudi di poter cambiare la situazione, se ti illudi di poter avere dei vissuti diversi, delle situazioni migliori, ne pagherai poi amaramente le conseguenze. Per cui è molto importante tenere presente che in questi casi non devi assolutamente dare una seconda possibilità. Il primo è quando hai capito che hai a che fare con un narcisista, cioè poi non è che tu gli fai una diagnosi, però se ci sono dei comportamenti tipici dei narcisisti, cioè persone che ti denigrano, che ti squalificano, insomma, andate a vedere tutti i video fatti, se ci sono queste caratteristiche è inutile che tu speri di poter cambiare questa persona, ottenere qualcosa di più, ottenere qualcosa di meglio. Purtroppo questo non si verificherà. È la cosa peggiore. So che magari può generare sofferenza, però se ti rendi conto di avere a che fare con una persona che ha queste caratteristiche, devi assolutamente chiudere, devi assolutamente lasciarlo. Spiace perché magari ti sei affezionata, non lo so, ovviamente siamo esseri umani, quindi abbiamo queste cose qua, ma dobbiamo fottercene, però dobbiamo assolutamente fregarcene e dobbiamo guardare oltre. Il secondo caso è quando mente senza rimorso, diciamo così, senza soluzione di continuità. Ci sono persone che te ne sei accorta non una, non due, ma n volte. Pensate, se una persona ti dice piccole bugie, non è che dice, ah beh, ma è una bugia piccola, ma appunto, proprio perché magari quella bugia lì è insignificante, ti dirà anche quelle che hanno, se ti già ti mente su cose che non hanno tanto valore, e ti mentirà anche a maggior ragione su quelle che gli possono generare più interesse. Per cui ci sono persone che hanno la menzogna un po' come modus operandi. Se ti rendi conto che hai a che fare con un personaggio di questo tipo, non sperare di redimerlo perché, o di cambiarlo, che possa diventare, come dire, miracolosamente sincero, perché purtroppo questa possibilità non è presente, non è possibile, insomma. Quindi lascia perdere e guarda oltre, trovati un'altra persona. D'altra parte, come dico sempre, siamo 8 miliardi di persone su questo pianeta, come dire, una più, una meno, nel senso che anche se quello non va bene, ne troverai un altro. Un'altra cosa, un'altra situazione, la terza, è quando questa persona non ti dà il valore che meriti, cioè ti considera una persona di basso valore. E quindi questo lo manifesta come? Beh, attraverso i suoi comportamenti. Ad esempio, tende sempre ad addossarti tutte le responsabilità, ti tratta come una povera scema, ti tratta come una persona senza, che vale poco, insomma.
Ecco, tutti questi meccanismi, tutte queste caratteristiche devono farti capire che è proprio una persona così che per qualche motivo tende a denigrare gli altri, a squalificare gli altri. E normalmente queste cose qua lo fanno le persone che loro sono più insicure, perché una persona che sa quello che vale, che ha sicurezza in se stessa, non sente il bisogno di, come possiamo dire, trattare male le altre persone, assolutamente, o denigrare o squalificare o mettere in cattiva luce altre persone, perché non ha nessun senso, no, da parte sua. Chi è sicuro di se stesso cerca di interagire con gli altri con la loro parte migliore, invece queste persone interagiscono con gli altri con la loro parte peggiore. E un'altra cosa, un'altra caratteristica di cui devi tenere presente è invece quando questa persona ti controlla, è eccessivamente gelosa, eccessivamente possessivo. Questa è un'altra situazione in cui non devi mai, poi mai, assolutamente dargli la possibilità. Questa è la quarta, dargli la possibilità di accesso, diciamo. Non deve, perché persone che si comportano in modo possessivo, persone che ti vogliono controllare, sono comunque persone manipolatrici. Potrebbero essere narcisisti, non potrebbero, non lo so. Ma nel momento stesso in cui ti rendi conto che sussiste un meccanismo del genere che ti vuole manipolare, ti vuole controllare, è un caso in cui non devi dargli assolutamente una seconda possibilità, perché se tu gli dai una seconda possibilità, accetti la prima, non è che lui cambierà e ti ritroverai poi a stare con una persona che ti manipola e che ti rovina la vita. Altra caratteristica è quando le persone sono non solo gelose degli altri, ma gelose anche invidiose, potremmo dire, della tua crescita, dei tuoi successi, delle cose che raggiungi. Ecco, anche qua, mi raccomando, non dargli una seconda possibilità, perché sono persone estremamente negative, che spesso poi sfociano anche in gelosia morbosa, sotto altri punti di vista. Quindi, tutte situazioni in cui devi chiudere. Purtroppo, per fortuna, all'istante. Poi l'ultimo caso, ovviamente, anche quando ha scatti di ira o di aggressività, sia verbale e vabbè, fisica, a maggior ragione. Qua non devi dare mai una seconda chance. Alle prime manifestazioni sparisci, perché poi rischi di trovarti in un ginepraio, rischi di trovarti in un vespaio, che diventerà veramente difficile poi uscirne fuori senza danni, anche talvolta purtroppo anche fisici. Quindi in questi casi subito sparire immediatamente, circondarsi di amici, non dare mai e poi mai una seconda chance. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. Ti ricordo di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti. Ciao a tutti.